Sometimes you think about what it'd be like with me around. I know that I would bring you down. I know what I'm like. Take the time to set aside, to contemplate all of your life. It's greener on the other side when you are there without me. Without me. Stop calling, you're not allowed to fall in love with me, stop calling for the time to make me fall for you. Don't be stupid, don't be scared, I just didn't want you in my bed. You know I love fucks with my head, it's not you, it's me. I know that that can sound cliche, but there's no other way to say I can't do this, I'm too afraid. You're better grow up without me, without me. Stop calling, you're not allowed to fall in love with me, stop calling for the time to make me fall. Please stop calling, you're not allowed to fall in love with me, stop calling for the time to make me fall for you. Siamo qui con il mister Iaia dell'Olympique Ostuni. Mister, insomma, oggi una partita che il risultato la dice lunga, però la squadra vostra ha dato modo, dimostrazione insomma, di saper giocare, di saper creare gioco. Niente, oggi è uscita la differenza tecnica tra il Canosa e l'Ostuni. Abbiamo preparato la partita in un altro modo, infatti non so se avete notato, tra primo e secondo tempo ho dovuto cambiare per forza tattica perché giocare a uomo ci stava andando male. Quando regali un tempo agli avversari sul 6-0 è difficile mentalmente recuperare, soprattutto con una squadra come il Canosa, che non ti dà scampo, ti rovina, ecco. Niente, sono deluso perché 12-0 è 12-0. Ma sono consapevole della forza e dei mezzi della mia squadra e noi lotteremo per il nostro piccolo campionato che è quello della salvezza. Purtroppo non voglio nemmeno trovare scuse, anche se a breve saprete una notizia. Lo Ostuni non ha più un palazzetto perché ci sono dei problemi di struttura, ci è crollato il tetto e noi sono 2 settimane che non ci alleniamo. Ma questo non significa niente, quando perdi 12-0 si fanno i complimenti al Canosa, noi dobbiamo pensare alla nostra partita, a tutti gli errori che abbiamo commesso. Vabbè, a prescindere dal risultato, noi almeno da fuori abbiamo notato che la squadra ha creato comunque gioco, anche nel primo tempo e soprattutto nel secondo tempo, qualche occasione da rete l'avete avuta. Sicuramente c'è il merito del Canosa che in campo comunque ha meritato, però la squadra vostra ha dimostrato. Sì, noi abbiamo fatto il minimo, il compitino oggi. Abbiamo fatto il minimo, abbiamo fatto vedere per 5, 6, 7 minuti al massimo che possiamo e sappiamo giocare in questa categoria. Solo che quando il primo tempo sul 6-0 non c'era più niente da dire. Certo, e sapevamo
che contro il Canosa è difficile. Sicuramente non mi aspettavo di recuperare la partita al secondo tempo, ho solamente cambiato tattica per cercare di limitare i danni, ma così non è stato, e pazienza, si va avanti. Vabbè, sicuramente si va avanti, in bocca al lupo per il palazzetto, speriamo che prima o poi si risolva il problema. Speriamo. Che è abbastanza grave. Abbastanza. Grazie mister, buona serata e buon rientro. Siamo con Vito Suriano del Futsal Canosa, oggi una tripletta al rientro da qualche giornata di stop per infortunio. Come hai ripreso oggi la partita, come ti sei visto anche in campo? Beh, sicuramente dopo un bel po' di tempo che sono stato fermo è stato difficile riprendere la settimana in allenamento, e anche oggi è stato complicato comunque avere il ritmo partita o cercare la giocata col compagno, è stato un po' complicato, però alla fine dei conti bene. Insomma, sono felice per questa prestazione della squadra e mia personale, anche se non sono riuscito a dare il massimo. Beh, oggi la squadra ha dimostrato di saper giocare, di saper fare gol. Questo è poco ma sicuro, lo sapevamo già. Avete giocato contro una squadra che ha giocato più o meno bene il primo tempo, poi si è lasciato un po' andare, voi ne avete approfittato. Abbiamo visto poi un po' in campo di nervosismo. Cos'è successo in realtà? Sono stati dei piccoli screzi tra giocatori della squadra avversaria e nostri, ma alla fine noi cerchiamo di giocare al meglio come ci alleniamo tutta la settimana, sappiamo giocare a futsal, sappiamo come affrontare bene le partite, quindi alla fine gli screzi rimangono nel campo e fuori, l'importante è che vinciamo. L'importante è quello che rimane in campo, che fuori si sistema il tutto, ci sia la calma, cioè negli spogliatoi si vive in maniera diversa. Cos'altro dirti? In bocca al lupo per tutta la stagione, grazie. Marco Monopoli, portiere del Futsal Canosa, oggi hai fatto una partita strepitosa, hai parato di tutto. Hai fatto qualche preghiera prima, non lo so, a chi ti sei affidato? A nessuno, mi sono affidato solo a me stesso e ai miei compagni, comunque mi danno fiducia in campo e mi permettono di giocare bene, comunque di giocare sereno con me stesso, tutto qui. Oggi veramente ti sei superato, loro hanno giocato anche bene e hanno anche tirato in porta. Tu sei stato all'altezza su tutte le palle. Grazie, io cerco sempre di fare il massimo e oggi è andata come è andata. Peccato per quel palo, perché volevo chiudere in bellezza alla fine. E sarebbe stato proprio la ciliegina sulla torta. Va bene, grazie.